Ciao belli, benvenuti al mio canale. Io sono Amal e oggi direi che è la giornata giusta per lavare i capelli, anche se ho delle piccole soddisfazioni che qualche ricciolino è rimasto intatto. Però adesso vi dico la verità, stamattina avevo visto questo video qua su TikTok, che è veramente questa tecnica completamente diversa di quello che uso io di solito, e quindi ho detto: ma sì, perché no? Facciamo questo styling nuovo, lo condivido con voi e a fine video vedremo se ne vale la pena oppure no. Continuiamo con il nostro styling normale, quello che ci piace, che ci dà questi risultati belli. Vado a lavare i capelli, ci vediamo dopo. Prima di lavarmi i capelli ho deciso di fare un siero super mega idratante per i capelli, che va bene per i capelli ricci e per i capelli secchi tendenti al crespo, perché come sapete con questo freddo i nostri capelli soffrono tantissimo, quindi non si mantiene tanto a lungo e riccio. Quindi noi quello che ci interessa, soprattutto durante questi giorni di freddo, che quando prepariamo i nostri ricci durano, e quindi preparo questo siero che è a base di burro di karité, vasellina, latte di cocco che io ce l'avevo congelato, quei 2 cubetti che sono rimasti, e aggiungo dell'acqua calda e vado a frullare tutto e basta. È semplicissimo da preparare. Adesso, dopo che ho lavato i capelli, vado a pettinarli e applico un pochettino di Crazy Color per dare un tocco di rosso ai miei capelli. Come sapete, io adoro i capelli rossi, ma come vedete li ho persi quasi tutti, anche se è rimasta un pochettino di sfumatura e di riflessi rossi. Però prima o poi tornerò, sicuramente quest'estate tornerò a essere rossa, solo che non mi va di decolorarmi i capelli. L'ho fatti tipo 3 anni fa, credo di più, e vorrei aspettare un attimino. E vado ad applicare un po' di questo Crazy Color e comincio. Dopodiché applico questo siero che è rimasto un pochettino denso sotto, meglio così, che mi ha dato un sacco di idratazione ai capelli. Comunque mi piace tantissimo. Vado a pettinarli e comincio a dividerli per cominciare questo styling nuovo. Allora, io sto registrando questo audio nel parco, sto passeggiando con Cali. E mi ferma un signore anziano, che ha un cagnolino, che stava salutando con Cali, e mi dice: buongiorno vicina. Le dico: buongiorno, come sta? Bene. Mi ha detto: guardi che io sono suo vicino, abito di fronte, tu abiti al secondo piano, io abito al terzo piano, ti vedo tutti i giorni nel balcone. Sì, perché lo so che hai la macchina bianca e vai sempre nelle tue, cioè, gli dico: guardi, mi scusi, però io non so assolutamente chi è lei, perché tanto io non sono una che guarda in giro, sono sempre per le mie. Eh sì, l'ho visto, vuole avere un caffè? Io: guardi, la ringrazio tantissimo, però sto passeggiando con lei, devo andare a lavorare. Lo so, devo spaventarmi? Comunque, continuiamo con questo styling. Questo styling si basa di prendere una ciocca di capelli e dividerla 2 o 3 volte con le dita, solamente con le dita. Io ovviamente prima di cominciare a dividerli così l'ho pettinati bene, ho pettinati a ogni ciocca, l'ho pettinata e ho cominciato a dividerli così. Dopodiché l'ho dato un strattino per formare il riccio, fateli un po' di crunch. E voilà, e continuate con questa tecnica qua. Comunque, come vi ho detto, questa tecnica va benissimo se in caso se andate di viaggio, non so, dimenticate i pettini o magari volete un styling veloce, perché è abbastanza veloce per quello che vedo in questo momento. Comunque, gente, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E se vi piace potete condividerlo con amici e familiari. C'è Cali che mi sta facendo gli attacchi. Comunque, vi lascio qua sopra la tecnica che mi piace in assoluto per i capelli ricci, che mi dà un risultato davvero molto buono, ottimo. I capelli mi durano fino a 5 giorni o di più. E fidatevi, ci ho provato a lasciarli più di 5 giorni senza lavaggio, perché
quando ho tanto lavoro, quando non ce la faccio, quando ho altri impegni, quando non ci arriviamo, non ci arriviamo, mi dispiace dirlo, lo so che fa schifo, mi fa schifo anche a me, però ci sono delle condizioni che tante volte non lo possiamo controllare e come sapete noi non è che possiamo dire laviamo i capelli e usciamo o laviamo i capelli e li lighiamo e usciamo, mamma mia, come, cioè io non potrei mai uscire con i capelli appena bagnati, legati e uscita perché il mio naso non me lo permette, perché sennò veramente sembro la strega appena atterrata con la scopa, anche no. E quindi vi lascio il link sopra della tecnica che mi piace in assoluto e se vi interessa nei miei video precedenti trovate sempre sempre un trattamento super idratante, una maschera, un siero, un trattamento che usiamo durante il styling che aiuta a mantenere ricci, definiti, belli, elastici, luminosi e soprattutto idratanti. Anzi, vi comunico un segreto per le persone che mi seguono per la prima volta. Se, gente, armatevi di vasellina, armatevi di vasellina perché la vasellina è favolosa per i capelli ricci. Adesso che ho finito il trattamento, vado a fare un bel crunch e vi faccio vedere i ricciolini. Non sembra male, eh? Non sembra male. Ho lavato i capelli, l'ho legato un po' perché dovevo truccarmi e adesso devo uscire. Vi dico solo, li separa abbastanza bene dalla radice. Adesso vado a separarli un po' per dargli un po' di volume, anche se, come sapete, il risultato reale lo vediamo domani perché sono ancora umidi, li ho asciugati già 2 ore, più di 2 ore fa, però non tanto. Tantissimo, nel senso non io non, lo asci non li asciugo proprio tanto 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 tanto. Allora, io l'ho cercata di separare un pochettino prima perché sono uscita con Kale a fare la passeggiata. Come sentite sottofondo c'è la stufetta del bagno. Io proprio non sopporto il freddo, gente. Come quasi tutti, credo. Ci sono alcuni pazzi, come mia amica, che adora il freddo, il gelo, la pioggia. Ciao Laura. Allora, dunque, questo qua più o meno il risultato. Separo questa qua che non cerca molto la. Molto. Metto così. Non so dirvi assolutamente, non posso dire che è un brutto risultato e non posso dirvi neanche che è molto bello, perché non lo so, io non vedo sta grande definizione. I ricci sono belli, però non sono proprio rollati, non sono proprio rollati, sapete, con definizione, con rollino, cose, però vi faccio vedere. Qua ad esempio guardate come rimane. Come mi rimane il riccio anche qua sotto. A me mi è capitato una volta che sono andata in viaggio, mi sono completamente dimenticata di il pettine, completamente, perché io il pettine è proprio l'ultimo di mie preoccupazioni. E quindi l'ho lavati, asciugati tirandoli solo, però non con questa tecnica qua. Qua sotto sono belli, non sono per niente male. Comunque domani ci vediamo e domani faccio vedere l'assunto e la mia sensazione. Gente, eccomi. Questo qua è il terzo giorno dopo il lavaggio. Il risultato, per me, personalmente, guardate i capelli, non sono per niente male, non sono male, però per me. Per i risultati che voglio, per i ricci che mi piacciono, sinceramente per me questa tecnica non vale assolutamente nulla. Guardate, un foglio. Non vale nulla. Questa tecnica la potrei utilizzare quando vado di viaggio e non ho portato con me il pettine, allora
va benissimo, cioè fai un bel po' di styling ai capelli, così piuttosto di lasciarli per un risultato buono, no, assolutamente, pettini forever. Comunque, bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutte le novità. Buona domenica a tutti.